Amici di CerignolaViva.it, ci troviamo qui per un primo speciale sullo sport. Ci troviamo in particolar modo qui, mettiamo il focus sulla pallavolo, e qui con me c'è il presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo. Buonasera. Buonasera a voi. E qui una delle giocatrici di punta della Pallavolo Cerignola, Carmen Bella Pianta. Buonasera. Buonasera. Ecco presidente, innanzitutto la Pallavolo Cerignola mi viene da dire è nata per gioco, diciamo, da un'idea forse di quattro amici ad un bar con tanta passione per la pallavolo, di creare per Cerignola una squadra che portasse in alto il nome di Cerignola. Sì, proprio in un bar no, nel senso che comunque è stata fatta da quattro persone che avevano un'esperienza pregressa. In particolare parlo di Michele Valentino, che insomma è uno stimato allenatore che ormai calca i parquet di Puglia e non solo da diversi anni. Questo è un progetto che è nato sì da quattro persone, ma che si sta espandendo. Infatti adesso abbiamo raggiunto la nostra massima espansione con un settore giovanile abbastanza importante, una squadra in Serie C. Presidente, soprattutto nel settore giovanile mi vorrei concentrare, avete avuto un boom di iscrizioni, sarà per l'evoluzione della prima squadra, sarà perché comunque avete dei buonissimi dirigenti a livello del settore giovanile come Tiziana Fabrizio, come Mazzarella, qual è il segreto di far sentire, appunto, di attrarre tutti questi giovani a questo sport che è bellissimo, la pallavolo? Sì, noi abbiamo messo al centro della nostra attività proprio il settore giovanile, quindi abbiamo puntato forte su, diciamo, gli istruttori migliori in zona, quali Tiziana Fabrizio, oltre a Michele Valentino che è, diciamo, il direttore tecnico di tutto il progetto. E da quest'anno con noi abbiamo Riccardo Del Vento che curerà l'Under 18, quindi un acquisto in più rispetto allo scorso anno. Sì, puntiamo forte sul settore giovanile perché crediamo che sia qualcosa di imprescindibile per la crescita dell'associazione intera. E quindi stiamo andando bene, sia in termini di iscritti che diciamo qualitativamente parlando. Non a caso siamo reduci da un quinto posto nazionale con la nostra Under 16 lo scorso settembre a Cervia, campionati nazionali AIX. Quindi è il segno che il lavoro che stiamo facendo ci sta premiando giorno dopo giorno. Carmen, tu sei una delle giocatrici di punta della pallavolo Cerignola, soprattutto tu sei venuta come, ecco, il diamante della campagna acquisti. Cosa, durante la tua lunga esperienza, cosa ti ha convinto della pallavolo Cerignola? L'entusiasmo, il fatto che comunque sono persone che conosco benissimo, perché ho iniziato a giocare a pallavolo grazie a Michele Valentino, torno a giocare a pallavolo a Cerignola grazie a Michele, grazie a tutti gli amici che ci sono dietro a pallavolo Cerignola. Ecco, volevo concentrarmi appunto su questo piccolo particolare. Tu hai iniziato a giocare a pallavolo grazie a Michele Valentino. Sì. Cosa ti ha dato il mister all'inizio per coinvolgerti alla pallavolo? Qual è il segreto? Il segreto non c'è nessun segreto particolare. Proprio il suo amore per lo sport, per la pallavolo. Lui mi è venuto a beccare nella palestra della scuola media Paolillo. Quindi, certo. Non ero neanche tanto intenzionata a giocare, poi ti alleni una volta, ti alleni due volte. Inizi ad apprendere la passione. Senti, adesso vi apprestate ad affrontare il primo incontro in casa con la Cute Valenzano. Venite da uno scorno, tutta la squadra dall'anno scorso adesso a 33 vittorie. Ti senti un po' la pressione addosso di voler vincere per forza oppure... C'è più la voglia di, più che altro la tenacia, ecco, di portare solo avanti il nome della squadra, pallavolo Cerignola? Io della tutta ho solo voglia di fare bene, di far vedere che comunque la pallavolo Cerignola ha una certa importanza, dà un certo peso allo sport e alle bimbe, a tutto quello che c'è dietro. Sì, vado al palazzetto perché voglio fare bene, non c'è la pressione di devo vincere per forza, altrimenti chissà che cosa succede, no, non succede nulla di particolare, niente di chissà cosa, se mai dovessimo perdere, spero di no.
però io vado in campo con la tranquillità, con la gioia di giocare in casa, perché forse è il primo anno, non forse, sicuramente il primo anno che dico, beh, sabato gioco in casa, gioco veramente in casa, perché mi giro nel palazzetto e ci sono parenti, ci sono amici. Certo. Presidente, voi quest'anno avete rinnovato il roster della prima squadra con tante nuove facce, tra cui abbiamo qui Carmen Bellapianta, le conosceremo poi man mano avanti. Soprattutto mi viene da dire il segreto di acquisto, oltre a Michele Valentino, avete anche un DS che secondo me è il vero, la vera forza del mercato che porta le giocatrici. Certo, Saverio La Rocca è un lusso per noi. Lui che è stato presidente e fautore di tutto il progetto della Lavello Volley, portando appunto la squadra della sua città dalla Serie D fino alla Serie B2 per ben due volte, ha disputato la Serie Nazionale, quindi è un lusso per noi averlo con noi, e anche un onore, perché diciamo, oltre ad avere le funzioni di DS, è un vero e proprio consigliere su tutto quello che diciamo, ruota intorno al mondo della nostra società. Una domanda mi viene da dire, le strutture sportive per quanto riguarda, ovviamente Cerignola ha tante società sportive, sicuramente non vogliamo entrare nel merito, però può darsi, ecco, per una società che ci vuole e che sta puntando in alto pure per la pallavolo, forse ci vuole anche un impianto nuovo sportivo che dovrebbe nascere. Sì, oltre all'impianto, non solo per quanto riguarda le prime squadre, soprattutto per i settori giovanili, perché abbiamo oggettive difficoltà appunto a svolgere sia gli allenamenti che le partite, poiché appunto non ci aspettavamo questo boom di iscritti, e quindi ci rendiamo conto che gli orari a nostra disposizione sono ridotti, così come anche per le altre associazioni, per carità. Però questo deve essere diciamo, un indicatore per le istituzioni affinché appunto si vadano a creare i presupposti per mettere su nuove strutture e quindi far sviluppare non solo la pallavolo ma tutti gli altri sport. Il colore fucsia, un'altra domanda, poi ci rivolgiamo al Carmen Bellapianta. Da come è nato? Ecco, il fucsia di solito, mi permetta la battuta, si dice porta un po' sfortuna, diciamo così, però il fucsia come colore, voi l'avete scelto per andare contro a questo evento? Non abbiamo badato a questo passaggio sul colore, nel senso che a noi ha portato grande fortuna. È stata partorita dalla mente folle di Pierluigi Lavollo e è stata sposata in pieno da noi tre, perché appunto era un colore caratteristico assieme al nome, quindi Pallavolo Cerignola, che andava un po' a racchiudere il senso della nostra associazione, quindi una pallavolo rivolta soprattutto ed esclusivamente al mondo femminile a Cerignola, quindi certo. Ci sembrava racchiudesse tutto in una parola e in un colore. Carmen, per te il primo anno ovviamente, tu vieni da tantissime esperienze in B2 nelle categorie superiori. 13 anni. Tra B1 e A2. Quindi, secondo te, una maggiore sfida che tu nel corso della tua carriera hai tenuto, diciamo, qual è stata? Un ricordo, diciamo. Aspetta, non ho capito bene. Ecco, 13 anni di A1 e B2. No, A2 magari, A2 sì. La fortuna. Perdonami. Rispetto, sei venuta nella Serie C, sì. Però hai incontrato comunque, temi qualche squadra di effetto, di che tu conosca? Che no, comunque... non temo assolutamente nessuno, penso solo che noi dobbiamo fare solo il nostro gioco. Siamo una squadra molto attrezzata molto bene. Abbiamo solo bisogno di giocare un po' di più, allenarci bene e sicuramente non avremo rivali, per quello che penso io. Per quello che ho visto già sabato, domenica scusate. Un segreto, ecco, ci vuole già svelare, con chi è legato di più tra le compagne di squadra? Io leggo tendenzialmente con tutte, ma conosco Betty da quando ho iniziato a giocare a pallavolo qui a Cerignola. Certo, il capitano, sì. Betty Tortona, sì. Praticamente.
tra le più che altro le giovani promesse della pallavolo Cerignola, c'è qualcuno secondo la tua esperienza che ti ha impressionato, che ti ha dato già modo di... Mi impressiona, sai cosa? Il fatto del carattere. Io alla loro età non ero così, tipo sì. Una Ornella Mancino, una Rosaria Rubino, sì. Sono un po' più forti di me, prima, sì. Da piccola ero molto più debole, molto più chiusa, lavoravo, mi allenavo, zitta, pacata, loro in campo si sentono già, sono già, si fanno sentire, sono presenti, certo. Io ero più tranquilla. Cioè, eri più sì. Dolce. Sì, diciamo. Esatto, ero, poi sono cresciuta e ha recuperato. Ok. Presidente, voi ricordava Carmen appunto un elemento particolare, Rosaria Rubino, il miglior libero dell'anno scorso, praticamente. Sì, sì, sì. È stato importantissimo confermarlo. Sì, noi puntiamo tanto su Rosaria perché diciamo, è una delle poche ragazze cerignola che ha davvero talento, ovviamente ha bisogno di lavorare, di giocare, e quindi noi puntiamo forte su di lei perché è una ragazza in gamba. Carmen, ti volevo chiedere, per quanto riguarda, oltre alle giovani, diciamo, credo, in ogni partita c'è il classico selfie, i gesti che si fanno le squadre, ecco, per aumentare, ecco, la vittoria. Tu c'hai qualche gesto scaramantico da... Dopo la vittoria, no. Prima della partita sì, ovviamente le mie cose classiche che devo fare, che ho l'intimo per la partita, il calzettone per la partita. Perfetto, perché... No, c'è il mio mentale di cose, di mettere le mollettine. Sì, è ovvio, certo. Giustamente, se si sgarra l'iter può darsi che... Che succeda qualcosa, però. Infatti, siamo... Spero di non sgarrare mai. Speriamo. Presidente, le volevo chiedere una domanda per quanto riguarda il settore giovanile, quanti iscritti avete? Sì, attualmente contiamo 150 iscritti, sempre in espansione perché ovviamente sono aperte tuttora le iscrizioni per la stagione che è iniziata da pochissimo e quindi puntiamo ad aumentare sempre di più, oltre ai numeri, anche la qualità del nostro settore giovanile. Non a caso, come ripeto, su questa strada vanno le scelte che abbiamo fatto tempo fa su Tiziana Fabrizio e quella di quest'anno di Riccardo Del Vento, che ci darà una grossa mano per la nostra crescita. Se qualcuno volesse contattarvi, i riferimenti sono su Facebook, sui siti, sì. Canali istituzionali, insomma. Certamente, certamente. Carmen, so che allora, dopo tanti anni di esperienza in A2B1, certamente sei venuta qua a Cerignola convinta appunto da Michele Valentino, dal presidente Matteo Russo, da Luigi. Come hai trovato alla fine, se hai avuto modo di vedere Cerignola, come hai trovato Cerignola, se hai avuto... Dici già... come città? Sì, come città. Oddio. Cioè dire, ho giocato fuori casa 13 anni, sì. Comunque l'estate ci tornavo, comunque delle trasferte magari un po' più vicine, avevo modo di tornare a casa. Non l'ho trovata benissimo, ma non è mai stato il top a livello di strade, perché per dirti una cavolata. Per andare a casa mia al palazzetto devo fare le gincane tra... Cercare tra buche, mamma mia! Tra buche, quindi sì. Con grande felicità. E metti che ho giocato anche a Napoli, quindi. Infatti. Quindi rispetto a Napoli è stato un tantino meglio, diciamo, di Cerignola. Per il palazzetto più che altro è una bellissima struttura, solo che c'è qualche accorgimento da fare. Eh sì. Poi magari gli spazi tra una società e un'altra, perché noi... Io sono abituata ad allenarmi molto, forse anche tanto, e sento questa cosa che abbiamo poco tempo, pochi orari e... Purtroppo, sì, quello ricordiamo che il palazzetto è nato per una necessità diversa, adesso c'è stato proprio il boom dello sport. Bello, per carità, però... Sì, andrebbe rivisto ovviamente. Ma per questo secondo te, ecco, secondo la tua esperienza, tu hai visto tanti palazzetti. Ne ho visti anche di peggio, ho visto palestre bruttissime in cui ci facevano una B2 e una B1 dentro. Quindi, però, adesso questo palazzetto ha grandi potenzialità, sì, però potrebbe migliorare molto. Andando con più spazio, sì, ovviamente, certo. Per far giocare le società.
ci sono tante. Sono 11, contiamo 11 società, diciamo, tra basket, pallavolo e calcio, poi soprattutto, perché però il calcio non si allena, diciamo, però tra basket e pallavolo. Infatti, sono queste. Presidente, un'ultima la domanda è d'obbligo, so che sicuramente non risponderà. L'obiettivo finale di questa stagione, cosa vi ponete come società? Ti sorprenderò, ti rispondo perché non sono un tipo molto scaramantico, nel senso che sicuramente abbiamo creato una squadra che ha un obiettivo, che è quello di competere con tutti e di puntare ovviamente alla vittoria del campionato. Poi da qui a vincerlo ovviamente ce ne passano 8 mesi da qui a maggio. Ovviamente sarà il campo a decidere se saremo stati bravi e se ci saremo meritati la promozione in B, oppure se qualche altra squadra sarà stata superiore e migliore rispetto alla nostra, insomma. Certo. Carmen, alla fine so che anche qui la domanda è d'obbligo, diciamo, l'obiettivo tuo stagionale, personalmente, come vuoi puntare anche tu, diciamo, a trascinare la squadra alla vittoria del campionato? Direi, sono qui apposta. Perfetto. Va bene, grazie amici di cerignolaviva.it, ringraziamo Matteo Russo, il presidente della Pallavolo Cerignola, per esserci venuto a trovare. Grazie a voi. E grazie a Carmen Bellapianta per esserci venuto a trovare, speriamo di riaverti con te, con il tuo presidente, con insomma, i nostri studi. Grazie.